15 ottobre 1920. Nasce a Napoli Salvo Rosario Antonio D'Acquisto. Arruolatosi a 18 anni come volontario nell'Arma dei Carabinieri, durante la Seconda Guerra Mondiale si trova a prestare servizio a Torrimpietra, borgata romana occupata dai tedeschi. Il 22 settembre 1943, un reparto di paracadutisti tedeschi che ispezionava delle munizioni abbandonate viene investito da un'esplosione, nella quale muoiono due soldati tedeschi. L'incidente viene interpretato dal comandante del reparto come un attentato e viene chiesto al vicebrigadiere Salvo D'Acquisto di individuare i responsabili. Egli cerca invano di convincere il comandante che si è trattato di un incidente e subito viene ordinata la rappresaglia, ai sensi dell'ordinanza emanata dal feldmaresciallo Kesselring pochi giorni prima. Il giorno seguente, di fronte al rastrellamento di 22 cittadini inermi che stanno per affrontare il plotone di esecuzione, il vicebrigadiere Salvo D'Acquisto si dichiara responsabile del presunto attentato e chiede la liberazione degli ostaggi. Viene immediatamente fucilato dopo la liberazione dei cittadini rastrellati. Il 25 febbraio 1945 viene conferita alla sua memoria la medaglia d'oro al valor militare. Salvo D'Acquisto morì da eroe a 23 anni, un'età un po' troppo giovane per pensare alla morte, soprattutto per pensare al martirio. Eppure era un'epoca, quella della tirannia nazista e fascista, in cui molti giovani persero le illusioni, molti giovani persero anche la vita, e Salvo D'Acquisto la perse da eroe. Il suo sacrificio garantì la sopravvivenza di 22 altri uomini che furono salvati dalla fucilazione nazista. C'è l'Italia piena di vie, piazze, scuole intitolate a questo eroe, che viene ovviamente sbandierato dai carabinieri, dalle forze dell'ordine, dalle forze armate in generale, come uno dei tanti eroi della resistenza delle stesse in un periodo abbastanza buio, anche se in realtà bisognerebbe distinguere il ruolo delle masse di agenti e militari piuttosto a quello delle alte gerarchie che furono complici e conniventi del regime fascista. Salvo D'Acquisto fu in realtà un esempio che tuttora viene tramandato, anche se la documentazione anche iconografica della sua storia è destinata a essere recuperata, perché ancora oggi è abbastanza labile nel ricordo soprattutto delle nuove generazioni.